Houston chiama, l'Italia risponde. Ci saremo anche noi a fianco della NASA nell'ambiziosa missione DART, che mira a deviare la rotta degli asteroidi. Lo scopo, come nel più classico dei film di fantascienza, è difendere la Terra. Se la missione DART infatti riuscirà, vorrà dire che potremo salvare il nostro pianeta da un qualsiasi asteroide che, in futuro, sarà destinato a centrarlo. Per fortuna, al momento non esiste nessuna minaccia di questo tipo, ma è sempre bene essere pronti alla difesa interplanetaria. Per questo, gli americani hanno deciso di provare a deviare la rotta dell'asteroide Didymos, un pacifico corpo celeste che transita a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Per deviarne la traiettoria, la sonda DART, molto semplicemente, gli si schianterà addosso. E noi italiani documenteremo il tutto grazie al microsatellite LichaCube, che, poco prima dell'impatto tra DART e Didymos, uscirà da un portellone della navicella NASA per scattare le foto dello schianto. Queste foto saranno fondamentali per capire di che materiale è fatto l'asteroide, dal modo in cui i detriti fuoriusciranno da Didymos dopo l'impatto con la sonda DART, ne potremo infatti capire la composizione. Non solo, se dopo lo schianto con Didymos la sonda DART smetterà ovviamente di funzionare, LichaCube farà un volo intorno all'asteroide per fotografarne il retro e capire meglio la forma di questo corpo celeste che dista dalla Terra circa 30 volte la distanza che ci separa dalla Luna. Infatti, mentre la Luna è chiaramente distinguibile a occhio nudo, l'asteroide Didymos è visibile soltanto con un telescopio. Se la difesa interplanetaria è lo scopo principale, la missione DART non si ferma qui e mira, come ci spiega il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, alla raccolta di dati scientifici che ci dicano qualcosa in più sugli asteroidi. La missione LichaCube fa parte di un progetto più grande della NASA, che vuole studiare gli effetti dell'impatto di un satellite artificiale sulla traiettoria di un corpo celeste, come in questo caso un asteroide. Ci sono dei contenuti di interesse scientifico, un tipo di missione di questo tipo, appunto, perché potete immaginare che impattando sulla superficie verrà sollevato del materiale che deve essere potrà essere analizzato, e questo servirà ovviamente a capire meglio la composizione di questi oggetti. Però lo scopo principale di questa missione è quello effettivamente di valutare quali sono le conseguenze di un impatto di un corpo artificiale su un corpo naturale, perché eventualmente un giorno, in caso di possibili minacce, sappiamo che sono cose molto remote, ma la probabilità non è zero, dalla Terra, avendo raggiunto degli sviluppi, cioè un livello di sviluppo tecnologico importante, si possa pensare di proteggere la Terra deviando un corpo celeste la cui traiettoria può arrivare a collidere con il nostro pianeta. Gli asteroidi, per noi, rimangono ancora un punto invisibile nel cielo, se non ci dotiamo di un telescopio. Per adesso sappiamo che hanno delle caratteristiche primitive e che conoscerli meglio vorrebbe dire saperne di più sulla storia del nostro sistema solare. Ma gli scienziati hanno già messo le mani sui fratelli minori degli asteroidi, i meteoriti, frammenti di asteroide o, più semplicemente, asteroidi più piccoli. Attraverso la loro analisi, gli scienziati li distinguono da una qualunque roccia terrestre. La presenza di ferro al loro interno è un indizio della loro natura celeste, che può essere scovato tramite un semplice magnete. Ma anche il passaggio nell'atmosfera terrestre lascia un segno nei meteoriti. Attraversandola si bruciano, e questo stress termico rimane visibile sulla loro superficie. Qual è stata la vostra funzione di coordinamento tra la NASA e Argotec? Beh, l'Agenzia Spaziale Italiana, tramite le sue attività, tramite i suoi programmi, consente all'industria italiana di partecipare a programmi di portata internazionale. Questo avviene, per esempio, attraverso i programmi dell'Agenzia Spaziale Europea, o può avvenire attraverso collaborazioni bio multilaterali con altri paesi, per esempio gli Stati Uniti. Quindi cosa succede? Quando l'Agenzia Spaziale Italiana
decide di sottoscrivere la partecipazione a un programma, per esempio bilaterale con gli Stati Uniti e quindi con la NASA, le industrie italiane che si candidano a poter sviluppare gli elementi di questa missione, in questo caso è stata Arcotec, hanno di fatto accesso a una collaborazione diretta con gli Stati Uniti. Quindi nasce una collaborazione tra chi dal lato americano sviluppa altri elementi della missione e chi in Italia, in questo caso appunto Arcotec, sviluppa la componente italiana. Ovviamente queste condizioni si realizzano per missioni di tipo istituzionale come questa tramite contatti tra le agenzie. Nel futuro dello spazio, nel futuro delle attività spaziali, stanno nascendo anche collaborazioni dirette tra più che altro nel settore commerciale, sui ritorni commerciali dello spazio, tra ditte private e ditte private.